dai femminicidi alle violenze domestiche, dagli abusi sui minori, ai casi di bullismo, dagli attacchi terroristici alle catastrofi naturali. Siamo quotidianamente bombardati da notizie di eventi drammatici che per chi li vive in prima persona costituiscono traumi spesso insolubili, ferite profonde, un cui fare i conti nella vita di tutti i giorni. Proprio alla cura di queste ferite della psiche si dedica Isabel Fernandez, psicologa e psicoterapeuta, che lavora con il metodo EMDR, una risorsa per la salute mentale, nella società contemporanea. Incontrata nella sua casa milanese dove le abbiamo chiesto prima di tutto cosa fosse un trauma. Il trauma psicologico è una ferita del sé, dell'anima e anche dell'equilibrio di una persona che viene in qualche modo interrotto da un evento che è all'improvviso ehm, minaccioso per la persona e anche per. Eh, quello che è il suo mondo e quello che è il suo modo di funzionare. Nei disastri collettivi è tutta la comunità quella che viene ferita e, e, e ovviamente tutta la comunità poi sviluppa delle reazioni da, da stress importanti. Di fronte a queste situazioni l'individuo ha reazioni automatiche che hanno a che fare con funzioni vitali, quelle che ci inducono a scappare o ad affrontare o ancora a pietrificarci davanti a un evento, ma spesso le reazioni non si esauriscono nell'immediato. Dopo qualche ora, dopo qualche giorno, qualche, qualche settimana ehm, ci sono anche altre reazioni, per esempio eh, rimane sempre l'immagine. Eh, davanti eh, si, si fa fatica a dormire si tende ad evitare alcune situazioni che possono riattivare le sensazioni. Tutte queste reazioni molte volte rimangono croniche e, e a quel punto è importantissimo poter eh, intervenire. Ed è a questo punto che la dottoressa Fernandez interviene con l'applicazione del metodo MDR, una terapia nata negli Stati Uniti circa 30 anni fa e riconosciuta dal 2013 dall'OMS. MDR sta per eh, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, che vuol dire la desensibilizzazione del ricordo del, dell'evento traumatico e poi la rielaborazione in modo da favorire una crescita post-traumatica. Tante volte a evento finito la mente ritorna a quei momenti riproponendo reazioni e situazioni di pericolo che appartengono al passato da un punto di vista temporale ma che l'individuo vive ancora come presente. Perché quello che disturba è proprio il ricordo dell'evento ed è su quello che interviene la terapia MDR. Per Isabel Fernandez, che è presidente dell'Associazione italiana ed europea di MDR, gli ambiti di applicazione di questo metodo sono estremamente ampi.